inferno, canto primo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ah, quanto a dir, qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo' scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle, che aveva di paura il cuor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già di raggi del pianeta, che aveva detto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un po' quieta, che nel lago del cor m'era durata, la notte che passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelgo alla riva, si volge all'acqua per gli occhi e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a reto a rimirarlo basso, che non lasciò già mai persona viva. Poiché riposato un poco il corpo lasso, mi presi via per la piaggia diserta, sicché il piede fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presa molto, che di pelle maculato era coperta, e non mi si partì dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornare più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle, che erano con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì, che ben sperarne la cagione, di quella fiera alla ghetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contro me venisse, con la testa e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere mi tremesse. Ed una lupa che di tutte brami sembrava carca nella sua magrezza, e molti genti fe già vivere brama. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscì di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. Di quale quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perde face, che in tutti i suoi pensieri piange s'attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro, a poco, mi spingeva là, dove il sol tace. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta. Di quella fiera alla ghetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse. La vista che m'apparve d'un leone, questi parea che contra me venesse, con la testa alta e con rabbiosa fame. Sì che parea che l'aere ne temesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza. E molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza, che la paura cuscia di sua vista. Io perdei la speranza dell'altezza. La lonza è veramente fastidiosa, anche se molto bella. Invece il leone è incute un po' di paura verso Dante perché è molto affamato e spavaldo.
Invece la lupa è molto ingombrante e quindi Dante non riesce a continuare il suo cammino verso il monte. Canto primo. Siamo nel primo canto dell'inferno. Tre fiere costringono Dante a indietreggiare verso la selva. Sopraffatto dalla paura e dallo smarrimento, gli viene incontro a soccorrerlo un uomo che sembra rauco per il lungo silenzio di anni. Si tratta di un uomo vissuto più di 1300 anni prima, il famoso poeta latino Virgilio, da cui Dante trae l'ispirazione per le sue opere e al quale chiede di avere pietà di lui. L'autore dell'Eneide è qui per accompagnare Dante nel suo viaggio ultraterreno. Cioè farli da guida, e ancora oggi possiamo notare come il termine Virgilio venga utilizzato in questo senso. Fare da Virgilio si dice per indicare una guida, un maestro. Virgilio è anche un motore di ricerca sul web. Questi sono solo alcuni riferimenti che testimoniano la modernità di Dante. E adesso ascoltiamo i famosi versi. Mentre chi rovinava il basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio pare a fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, quel che tu sì, o d'ombra o d'uomo certo, risposemi, non omo, omo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mantuani dei patri ambedui. Nacqui su Giulio, ancora che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei fazzi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figlio ad Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sia, o d'ombra o d'uomo certo. Risposemi, non uomo, uomo già fui, e i parenti miei furono bandi, mantuani per patria ambedui. Nacqui su Glulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma, sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto, figliuolo d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagione di tutta gioia? O sei tu quel Virgilio e quella fonte, che spagni di parlare si largo fiume. Risposi io, lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa trevare le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, rispose, poi che lacrimar mi vide, se vuoi campare desto loco selvaggio. Che questa bestia, per la quale tu gride, non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E la natura sì, malvagia ria, che mai non è più la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che fria. Molti sono animali a cui si annoia, più saranno ancora, finché il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ci vede terra e veltro, ma sapienza, amore e virtute. La sua nazione sarà tra veltro e veltro. Di quella umile Italia, fia salute,
per cui morì la Vergine Camilla, Euríalo, Eturno e Niso, di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché la dea rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida, e vedrai coloro che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate gente. Alle quali poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Che quella impero che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. In tutti i porti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Oh felice colui cui vi elegge. Poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che fuga questo male e peggio. Che tu mi meni là dove dicesti, sì che io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allora si mosse e io li tenni dietro. Si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterne io eterno duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. La porta dell'inferno incute paura, per cosa possa succedere a Dante? Dal canto terzo della Divina Commedia di Dante. Dante e Virgilio giungono presso le rive dell'Acheronte, il primo fiume infernale. Qui si radunano le anime dei dannati, in attesa di essere trasportate dal demonio Caronte al di là del fiume, dove inizio l'inferno vero e proprio. Ed ecco arrivare il vecchio nocchiero, con i capelli bianchi e gli occhi cerchiati di rosso, che si rivolge con grida minacciose ai dannati e vuole scacciare Dante perché è vivo. Virgilio lo calma, spiegandogli che la presenza di Dante nell'inferno è voluta da Dio. Come d'autunno cadono le foglie, una dopo l'altra, finché il ramo non le vede tutte per terra. Così i malvagi discendenti di Adamo a uno si gettano da quel nido, ubbidendo i cenni di Caronte, come un uccello a richiamo. Siamo rimasti colpiti dalla figura di Caronte, il traghettatore infernale della mitologia classica, perché è il primo mostruoso essere mostruoso che Dante e Virgilio incontrano in questo viaggio. Siamo nel regno della dannazione e della disperazione. La pena che attende le anime è eterna. Caronte contribuisce già a creare quell'atmosfera di paura che caratterizza tutto l'inferno. Dante non deve avere però alcun timore, perché ha una guida, Virgilio, pronta a chiarire ogni suo dubbio. Ed ecco verso di noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando, guai a voi, anime prove. Non isperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi, all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, fatichi da cotesti che son morti, ma poi che vide ch'io non mi partiva. Disse, per altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui per passar più lieve legno con bien che ti porti. E il duca, lui, Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare.
Quince forquete le lanose gote, annocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime, che rallasse nude, cangiar colore di battere i denti, ratto che intenser le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie, logo, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. C'era un demonio con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie, l'una appresso dell'altra, finché il ramo le vede a terra tutte le sue spoglie. Similmente il malseme d'Adamo, gittansi di quel lito ad una per cenni, come augel per suo richiamo. Così se vanno su per l'onda bruna e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera sa una. Come si può capire, siamo nel quinto canto dell'inferno per i disillusi, cioè gli amati infelici. E soprattutto le ragazze della classe non potevano non preferire il canto in cui l'amore con la A maiuscola è protagonista. Abbiamo ammirato Paolo e Francesca perché sono rimasti uniti nel bene e nel male, cosa che tutti dovremmo imparare, ma anche perché la storia di questi due infelici, finiti all'inferno soltanto perché si amavano, fa sentire tutti noi un po' più fortunati. E in fondo il peccato commesso dai due giovani è quasi perdonato anche dallo stesso Dante, perché alla forza dell'amore si perdona tutto. Amor, cal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ca nulla amato amar perdona, prese del costui piacer si forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte, che inattende chi a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. Quand'io intesi, più l'animo offense, chino al viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pense, quando risposi cominciai, o lasso quanti dolci pensier, quanto disi io meno accostoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e incominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno triste e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che come concedette amore che conosceste dubbiosi desiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò, salto dottore, ma se conoscere la prima radice del nostro amore tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Io trovavamo un giorno prediletto di Lancilotto, come amor lo strinse, solo eravamo senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scorrorci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo amante. Mentre per uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietate, io venni ben così come morisse, e caddi come corpo morto cade. Inferno, canto 13, Pier delle Vigne. Ci troviamo in una selva allucinante, popolata da feroci cagne che corrono tra gli alberi contorti, sui quali fanno i nidi le mostruose arpie. Qui si svolge il canto dei suicidi. Non ne ricordi da Ernesto arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da un sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di colore fosco, non rami schietti, ma non così involti. Non poi mi verano, ma stecchi con tosco. Qui ve le brutte arpie, lor nidi fanno, che cacciar dalle strofe dei troiani, con tristo annuncio di futuro danno. Ali hanno late e cogli e visi umani, pe con artiglie e peluto, la gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. La prima impressione è di sgomento. Sembra che stiamo per assistere ad una magia. Ci sono continui lamenti, ma non si capisce da dove provengano. Virgilio capisce che Dante pensa che questi suoni provengano da dietro gli alberi. Cosa disse il maestro? Se
Se tu tronchi qualche fraschetta ad una d'este piante, i pensieri cai si faranno tutti monchi. Allora porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno, e il tronco suo gridò. Perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, e ricominciò a dire. Perché mi scelpi? Non hai tu spirito di pietà d'alcuno. Uomini fumo e siamo fatti sterpi, ben dovrebbe essere la tua mano più pia, se state fossimo anime di serpi. Chi parla è Pier delle Vigne, poeta della corte siciliana di Federico II di Svevia e suo consigliere di fiducia. Io sono colui che tenne anche le chiavi del corpo di Enrico e che le volsi serrando e dissegnandosi soavi, che dal segreto suo quasi un uomo tolsi, fede portai al glorioso ufficio, tanto che io ne perdei di sogni e pulsi. Calunniato per invidia dai cortigiani, Pier delle Vigne perse la fiducia di Federico II e ormai allontanatosi dalla sua ragione di vita, disperato si tolse la vita. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir di sdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Ed ecco nella selva magica, come in terra, le anime dei suicidi furono vincolate in un modo esagerato. Al lavoro, ad una persona, all'approvazione della società. Ora sono intrappolate nel corpo di una pianta e condannate a vivere per l'eternità in questo illegale naturale. Questo canto ci suscita tristezza, ma anche un senso di ingiustizia. Sì che queste anime sono meritatamente all'inferno, visto che si sono suicidate, ma sentendo la storia di Pier delle Vigne avremmo voluto un po' più di comprensione. A tutti coloro che come l'eroe Ulisse si sono abbandonati al brivido dell'ignoto, spingendosi oltre la realtà, pagandone le conseguenze amare, ma rinascendo per l'eternità. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima, poi lamenando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là, presso a Gaeta, prima che sia ne alla nomasse. Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual doveva Penelope far lieta. Vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbe a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola de Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta, della man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra m'avea lasciata setta. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia. Di nostri sensi, che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza, direi tra sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Le mie compagni feci essi aguti, con questa razzana picciola, al cammino che appena pascia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, veremi facendo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marin suolo. 5 volte racceso e tante casso, le lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo.
Quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque, e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la proraire in giù come altrui piacque. Infin che il mar fu sopra noi richiuso. E come Ulisse si è spinto verso l'ignoto fino all'estrema conseguenza, così noi, in questo anno complicato, grazie alle terzine del sommo poeta, abbiamo attraversato spazi inesplorati, in attesa però di rivedere le stelle. Purgatorio, canto tredicesimo. Siamo nella seconda cornice della seconda cantica, il Purgatorio. Qui stanno gli invidiosi, seduti appoggiati a una parete rocciosa, sorreggendosi a vicenda. Queste anime, descritte simili ai mendicanti ciechi, portano mantelli dello stesso colore scuro della roccia, alla quale sono appoggiati. L'invidia è un sentimento che avvelena la mente, il cuore e lo spirito di chi la prova. È un'esplosione di cattivi sentimenti. L'invidioso si compiace per il male altrui. Dante, di fronte a queste anime, assume un atteggiamento pietoso e in parte distaccato, perché prova compassione per dare loro piena traccia, ma è quasi estraneo al sentimento che li spinse a peccare. Ciò che contraddistingue gli invidiosi è la loro incapacità di vedere, a causa di un filo di ferro che chiude i loro occhi come si chiudono quelli dei falconi per addomesticarli. La loro penitenza consiste quindi nel non guardare, nel non poter vedere. Etimologicamente, invita significa non vedere, guardare male. Usare il dono della vista per guardare l'altro sotto una luce sbagliata, con uno sguardo avvelenato. Come sulla terra hanno guardato con crudezza i loro fratelli, con altrettanta crudezza, ora i loro occhi sono cuciti da un filo di ferro. Come i loro occhi, se sono chiusi davanti ai bisogni di chi li guarda e chiede un aiuto, così ora i loro occhi sono serrati. Come la loro vista non ha saputo godere dell'amore che tutti unisce, così ora essa non può godere del sole, simbolo di Dio e del suo amore, che illumina il cammino verso la sommità della montagna del Purgatorio. Essere invidiosi è vedere con tristezza i beni altrui, e godere vedendo il male che causa la sofferenza del prossimo. Anche in questo canto abbiamo trovato l'attualità di Dante, il vero rapporto umano, quello buono, è quello in cui ci si guarda in faccia, in cui si guarda l'altro con rispetto, mentre l'invidia riduce l'altro oggetto, cosa che oggi purtroppo capita spesso. E adesso ascoltiamo i famosi pezzi. E come gli orbi non apparva il sole, così all'ombra qui lì, ond' io parlo ora, luce del ciel di sé l'agir non vuole. Che a tutti un fil di ferro i cigli fora e cusce, siccome a spari al selvaggio si fa però che questo non dimora. Eccoci addentrati nelle pagine poetiche della Divina Commedia. Inferno, canto 33. Nel nono cerchio Dante e Virgilio incontrano il contugolino, il traditore della patria, a sua volta tradito, che muore di fame insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti. Fa molto freddo nell'lago ghiacciato Cocito, e del nemico, l'arcivescovo Ruggeri, egli sta rosicchiando il cranio. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo ch'egli avea di retroguasto. Poi comincia. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, e che conviene ancor ci altrui si chiuda. Ma aveva mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno, che del futuro mi squarciò il velame. Padre, assai ci fiamme in odia, se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni, e tu le sfoglia. Qui li morì, e come ti vedi, meglio cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto. Un Dio mi diedi, già cieco, avrà ancora sopra ciascuno. E due dì li chiamai, poiché fu morti. Poscia, più che il dolor potè di giuro. Purgatorio, canto terzo. E
Nella schiaggia dell'Arcipurgatorio, Manfredi, figlio dell'imperatore Federico II, racconta del disprezzo con cui le sue spoglie furono gettate fuori dai confini del regno di Napoli, ma lui si pentì dei suoi peccati in punto di morte. Io mi volsi per lui e guardai il figlio, biondo, era bello e di gentile aspetto, ma non decidi un colpo per lui. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia, che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia. L'ossa del corpo mio sarieno ancora, in coda il ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Paradiso, canto undicesimo. Nel quarto cielo, il cielo dei sapienti, Dante con Beatrice incontra Tommaso d'Aquino, che elogia San Francesco, ricorda le sue nozze mistiche con la povertà e Bernardo, il suo primo seguace. Oh, insensata cuore mortali, quanto son difettivi i sillogismi qui che ti fanno in basso materno. Non era ancora molto lontano dall'orto, che cominciò a far sentire la terra della sua gran virtù al punto scorto, e per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacere nessun vi serra, e dinanzi alla sua spirita al corte, et coram patre le si fece unito, poscia di dindi l'amore forte. Il cielo troppo chiuso, Francesco è convertato da questi amanti, quindi oramai nel mio parlar diffuso. La loro concordia e i loro letti sembianti, amore meraviglia e dolce sguardo, fece in esser cangion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro tanta pace corse, e correndo gli parve d'esser tardo. Abbiamo scelto questo sonetto perché uno dei primi componimenti che abbiamo studiato. È perciò un ricordo di questa seconda media così particolare. Ci è piaciuto perché parla della donna in termini delicati e gentili, esaltando la sua bellezza, ma anche la sua capacità di indurre al miglioramento le persone che la circondano. Ci è venuto naturale mettere a confronto questo sonetto con il libro di narrativa che abbiamo letto tutti insieme quest'anno e che vede il protagonista una donna maltrattata e sminuita dal marito. Abbiamo commentato come siano cambiate le cose, ai tempi di Dante ad oggi. Sicuramente la donna ha acquistato autonomia e libertà, ma ha perso il rispetto e l'ammirazione. Tanto gentile, tanto onesta pare. Tanto gentile, tanto onesta pare. La donna mia, quando è la tua saluta. La donna mia quando è l'altro saluta. Quali lingue deve tremando muta? Quali lingue deve tremando muta? E gli occhi nella rischia di guardare. E gli occhi nella rischia di guardare. Ella si va sentendosi laudare. Ella si va sentendosi laudare. Benignamente d'umiltà vestuta. Benignamente d'umiltà vestuta. E par che sia una cosa venuta. E par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostra se si piacente a chi la mira. Mostra se si piacente a chi la mira. Che dà per gli occhi una dolcezza al cuore. Che dà per gli occhi una dolcezza al cuore. Che intendere non la porta alla prova. Intendere non la porta alla prova. E par che delle sue robe si muova. Uno spirito soave pieno d'amor. Che va dicendo all'anima. Sospira. Mentre lo studio della femme fatale, quindi la figura della donna angelo, e quindi per eccellenza la Beatrice di Dante, e nella controparte, quindi della donna tentatrice, siamo arrivati a voler appunto leggere e interpretare questo testo di Dante. Quindi si può iniziare con la propria parte. Nove fiate,
già preso dal mio nascimento, era tornato lo giro della luce, quasi a un medesimo punto. Quando la sua propria girazione, quando i miei occhi, apparve prima la gloriosa donna della mia vita, la quale fu chiamata da molti Beatrice, i quali non sapevano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, e nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle 12 parti luna d'un grado, sicché quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine di giugno, cinta e ornata da guisa, che alla sua giovanissima età si conveniva. In quello punto dico veramente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia nei miei polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: Ecce dus fortis mi, che vien dominabitur mihi. Lettura del primo incontro tra Dante e Beatrice. In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a meravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole: Appartuite iam un spirito vesta. In quel punto lo spirito naturale, lo quale dimostra in quella parte ova sinistra, il nutrimento nostro, cominciò a piangere, piangendo disse queste parole: Ue misere qua frequentur impetitus ero d'incesso. Da allora innanzi dico che l'amore signoreggiò la mia vita. Proseguendo dalla vita nuova, leggiamo: Ella non parea figliola d'uomo mortale ma di Dio, e avvegna che la sua immagine, la quale continuamente mi costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me. Tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volte sofferse che amore mi reggesse, senza lo fedele consiglio della ragione, in quelle cose la volontaria consiglio fosse utile a udire. E però, che soprastare alle passioni atti di tanta gioventudine, pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse, e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre dall'esempio, onde nascono queste. Verrò a quelle parole le quali sono scritte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi. Ho scelto una parte iniziale di Vita Nova, anche perché dei termini che usa Dante, come ad esempio: Le sue parole si mossero per venire alle mie orecchie, ineffiabile e anche cortesissimo. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente dona di quello giorno. E però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire alle mie orecchie, per di tanta dolcezza, che come inebriato mi battio dalle genti e ricorsi alla sua lingua luogo della mia camera. E voglio pensare in questa cortesissima. Anche questo breve passo, ma significativo per l'identità di Dante, Dante esprime sempre, ancora una volta, le sue indebolezze d'animo che ne caratterizzano l'identità. Il passo prosegue così: E, pensando di lei, mi sopraggiunse un suave sogno, nello quale mi apparve una meravigliosa visione, che mi faria vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura in uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse, e pariami con tanta letizia quanto a sé che mirabile cosa era, e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io ne intendea se non poche, tra le quali intendea queste: Ego Dominus Tus. Mi è piaciuto molto questo passo della Vita Nova, perché sono riuscita a comprendere come è sbocciato l'amore di Dante per Beatrice. Il passo è questo: Nelle sue braccia mi pare vedere una persona dormire nera, salvo che involta mi pare in un drappo sanguigno leggeramente, la quale io riguardando molto intentivamente conobbi che era la donna della salute, la quale m'aveva un giorno dinanzi degnato di salutare. Nell'una delle mani mi parea di questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e paremi che mi dicesse queste parole:
Vide cor tu. Ho scelto questo pezzo di Dante tratto dalla Vita Nova perché mi ha colpito, ma in particolar modo mi ha inquietato quando una creatura oscura sveglia Beatrice per fargli mangiare il cuore del poeta. Il pezzo fa così: a ciascun anno presa e gentil cuore, in cui cospetto ve lo dir presente, in ciò che mi riscriva un suo parvente, saluto il nostro Signore, cioè amore. Già era quasi che atterzate l'ore del tempo che ogni stella ne lucente, quando mi apparve amore, subitamente, cui essenza membrana mi dà orrore. Allegro mi sembrava amore, tenendo mio cuore in mano, e nelle braccia aveva Madonna involta in drappo dormendo. Poi la sveglia.